quindicesima edizione di pane, olio e con piatti tipici locali, esaltati dal sapore e dal profumo dell'olio extravergine di oliva. Un vero e proprio viaggio in un universo tutto da scoprire. Allora, prima di tutto il territorio della Sabina è un territorio DOP per l'olio extravergine di oliva. Abbiamo molte aziende, sono molto importanti, aziende che stanno facendo dei sforzi innumerevoli per avere un olio perfetto. Abbiamo anche degli oli biologici. Voglio ricordare a tutti quanti che l'olio extravergine di oliva fa bene al nostro organismo, contiene antiossidanti, contiene vitamina A, B e C. Contiene tutti i sali minerali che il nostro organismo ha bisogno e in più l'olio extravergine di oliva è l'unico olio che ha il punto fumo più alto in assoluto, quindi ci si può cucinare, ci si mangia crudo ed è perfetto in tutte le maniere possibili e immaginabili. Allora, noi sappiamo che tu ci regalerai una sorpresa nel pomeriggio e noi ti seguiremo, che vogliamo già dirlo cosa ci preparerai? Certamente, allora prima di tutto vi aspetto qui alle 3 di oggi pomeriggio, dove preparerò delle bombe fritte ripiene con crema e Nutella fatte con olio extravergine di olive e fritte nell'olio extravergine di olive, bombe, ciambelle, calzoncelli ripieni con la salsiccia del posto, la famosa salsiccia con la pitarra. Quindi vi aspetto alle 3 di oggi pomeriggio per questa ricca merenda. Signora Roberta, vediamo su questo banco una varietà infinita del suo olio che voi producete e delle olive particolari, ma quelle ne parliamo dopo. Perfetto, va bene. Allora, parliamo un attimino del vostro olio. Sì. Ci può dire qualcosa in più? Assolutamente sì. Allora, noi per scelta aziendale abbiamo deciso di fare due varietà di olio, che una è il DOP e un'altra invece extravergine normale. Sono tutti e due novelli, qui abbiamo una certificazione e abbiamo tra virgolette una qualità in più e manteniamo questo olio sotto azoto, in modo tale che tutto l'anno noi abbiamo olio come se fosse fresco e con le stesse praticamente qualità di un olio novello appena macinato. Mentre quest'altro è un olio che poi in gennaio si spoglia come tutto il resto, come tutti i resti degli oli, insomma. E da qui possiamo passare anche agli altri prodotti che facciamo, sempre di nostra produzione, con la nostra frutta, prodotti che facciamo sempre all'interno dell'azienda, e le famose olive che ci facciamo l'olio, ma noi le facciamo anche per mangiare, che è il leccino, che le mettiamo sotto sale e poi le facciamo sul forno a legna. Lei è qui, vediamo che sul tavolo ci sono la vostra azienda, ce ne vuole parlare del vostro olio? Certo, in verità la campagna oleale non è ancora terminata, però abbiamo certificato il primo lotto di produzione. Questa è un'azienda montelibertese, è un'azienda a certificazione DOP, per cui è un olio differente da un olio convenzionale, ha una acidità piuttosto bassa. Quest'anno è uno 0.2, quindi è molto buono. È un fruttato medio, l'ideale è un olio molto ideale per i condimenti e per il dolce, soprattutto per il pesce soprattutto. E ha una qualità altissima, non è un olio che si trova comunemente negli scaffali dei supermercati. Posso chiederle com'è andata la produzione dell'olio, visto che l'anno scorso veniamo da una stagione non tanto positiva? Dunque, quest'anno la produzione è stata ottimale a livello qualitativo, ma anche quantitativo, a differenza dello scorso anno. Non c'è stata la mosca oleale, le stagioni sono andate come dovevano andare, per cui appunto il frutto c'era, non c'era solo la qualità ma anche il frutto. Le rese sono state un po' basse rispetto alla media, cioè l'olio non rendeva moltissimo rispetto ai quintali di olivo, però noi non ci possiamo lamentare. Il cappello che tu è mio di proprietà, te lo riconsegno, da buon cappellaio umano. Altrimenti tutte le mie fan altrimenti si preoccupano. No, non l'ho scomposto. Esatto. Abbiamo deciso in azienda di fare un prodotto di qualità, quindi abbiamo deciso anche di investire e in quanto tale abbiamo comprato e acquistato un fronto via aziendale. Quindi produciamo, abbiamo tutta la filiera, quindi la raccolta, lo trasformiamo, lo stocchiamo, lo imbottigliamo e facciamo la vendita. Vendita sia in azienda, quindi a Morigone, sono di Morigone, in località Salto Nicola, oppure vendita a Roma, quindi sia in negozi, in varie fiere o vendita a domicilio.
E prima ti ho visto, insomma, facendo appunto un giro, sì, che davi degli ottimi consigli alle persone che assaggiavano il tuo olio. Sì. Ci puoi dire qualche caratteristica? Sì, per poter esaltare queste proprietà polifenoliche va scaldato. Ecco perché la bruschetta, quando viene poi servita con l'olio appena fatto, si esaltano le proprietà polifenoliche, si sente l'odore e così detti sentori, che poi sarebbero quelli che danno, fanno sì la differenza degli oli. Cioè, quindi a livello di pari qualità di produzione, uno può avere un olio più fruttato o meno fruttato. E questo olio è sposa benissimo. Essendo mio, diciamo, è un buon connubio, è un olio equilibrato, di qualità e è versatile. What do you mean? Una mostra dedicata all'olio, l'ha intitolata Sapori d'Oro. Come ti è venuto in mente? Per me l'olio non è solo un spettacolo per lo stomaco, ma anche una sensazione per gli occhi. Allora io ho preparato un menù per gli occhi in quadri. È un po' un gioco, un teatro, un spettacolo, e i protagonisti non solo gli uomini, sono i pasti. Allora è un po' un... sì, lavoro molto con luce e l'ombra, e per me i pasti hanno un po' una luce speciale. Quel colore dell'olio è un po' di verde, un po' di d'oro. Allora, io ho preparato quello menù e sì, è un po' qualche volta un battaglione contro il fame, un battaglione contro il, sì, contro il sentimento di sete o qualcosa. E l'olio è una forma di mangiare molto semplice, molto origine, e io ho trovato questa sensazione anche negli quadri. Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Stiamo friggendo con l'olio extravergine di oliva a una temperatura di 140 gradi. La temperatura è perché è richiesta dalla ricetta questa temperatura, però ricordiamo che l'olio extravergine di oliva arriva a temperatura di 220-230 gradi prima che i grassi insaturi si rompino e diventano grassi saturi, che sarebbe il grasso che il nostro organismo non riesce a digerire, a sintetizzare. Ok? Cosa stai preparando? Ci sono tantissimi bambini fuori che stanno facendo la fila e stanno strillando perché qualcosa gli stai preparando. Allora, ho fatto un pasta brioche, chiamiamola così, a base di extravergine di oliva. L'ho fatta lievitare e adesso la sto riempendo di Nutella, la friggo, la passo nello zucchero per la gioia di tutti i bambini. Ma per i grandi ho fatto anche il salato con lo stesso impasto, l'ho riempita di salsiccia di Montelibretti, la famosa salsiccia con la pitarta. La friggo e questo è per gli adulti, questo salato con la salsiccia. Tu personalmente, io ti devo fare una domanda, tu sì, personalmente, questo che prepari, ma c'è qualcosa che lo fai anche per te stesso o fai solo per gli ospiti che vengono qui alla manifestazione? Allora, tutto quello che faccio deriva principalmente dalla mia anima e dal mio cuore, quindi tutto quello che faccio lo faccio per me. Che poi gli altri ne usufruiscono è la gioia più grande in assoluto. Alberto, un successo. Sì, effettivamente adesso possiamo dirlo, è stato un successo, perché dopo la paura di ieri con il maltempo che ci ha un po' tartassato, come succede spesso alle nostre manifestazioni, perché ormai è una tradizione che debba piovere, però ormai si sta conoscendo su tutto il territorio questa bellissima appunto manifestazione dedicata all'olio. Stiamo adesso ultimando gli ultimi ritocchi per accontentare i turisti intervenuti, le navette sono ancora presenti sul posto per chi volesse ancora fare queste famose visite e degustare al frantoio l'olio appena munto, come usiamo ormai dire da molti anni. Ve lo aspettavate tutto questo afflusso di gente per questo prodotto, l'olio, un prodotto così semplice? Sì, semplice ma molto importante, almeno nelle nostre zone. La grande soddisfazione della nostra Prologo, come dicevamo prima privatamente, è la partecipazione dei produttori locali. Abbiamo avuto circa 8 etichette rappresentate dagli stessi proprietari,
che finalmente cominciano un po' a notare quale può essere per loro anche un introito economico oltre alla pubblicizzazione del proprio prodotto. L'olio è l'elemento principe di questa manifestazione, ma non solo. Abbiamo visto, abbiamo intervistato anche Luca Casciani, che ci ha fatto assaggiare le sue ottime bombe, e addirittura una mostra di pittura dedicata all'olio. Sì, esattamente. Luca Casciani ormai è diventato un nostro affezionato. Ieri sera ha proposto una cena molto particolare, una cena molto importante, ovviamente sempre con alla base l'olio extravergine d'oliva, con i suoi profumi e i suoi sapori, che è quello che valorizza sempre principalmente il piatto. C'è qualcuno che dice che l'importante è la pasta, da noi l'importante è l'olio. E vogliamo dire anche qualcosa su questa mostra che ci ospita per questa intervista? Certamente. Ho voluto appunto chiudere la manifestazione qui sul posto con una mostra di pittura che quasi non ha niente a che fare con l'olio, però il nostro carissimo amico il pittore Florian, venuto dall'Austria appunto, ha voluto anche lui dare un po' una nota speciale all'olio, rappresentando nei suoi quadri appunto l'olio extravergine di Monte Libretti. Dopo tutto questo successo, che cosa avete in cantiere per l'anno prossimo? Dopo questo successo in cantiere ci sono molte cose. La prima cosa da fare è progettare insieme, e questa volta lasciatemi un attimino un po' il piccolo sfogo, è quello di mettersi seduto con la prossima amministrazione, perché noi a maggio prossimo abbiamo le votazioni amministrative, e di mettersi seduto e vedere che cosa vogliono fare. Sono loro a dire qual è l'appoggio che debbono dare a questa Prologo. Noi stiamo dimostrando con i fatti, con i risultati, con la conoscenza sia del territorio che dei prodotti tipici, e magari non solo legati all'olio, perché all'interno dei nostri stand abbiamo avuto anche altri tipi di prodotti che vanno dalle marmellate ai prodotti sott'olio, sott'aceto, eccetera, eccetera. Aziende serie che stanno sul territorio da anni, altre aziende giovani che vogliono proporsi. Noi li mettiamo a disposizione tutto quello che è la parte pubblicitaria per far intervenire tutti sia fuori. Però le amministrazioni debbono darci un attimino un po' più di appoggio fattivo, mettersi, non dico del tutto, ma quasi a disposizione, e dire veramente come prima volta che cosa vi serve per la realizzazione, per migliorare la realizzazione della manifestazione. Soltanto questo, un pochino più di appoggio da parte dell'amministrazione.